Da oggi parte il fermo biologico lungo tutto il mare Adriatico, da Trieste ad Otranto. Per 3 settimane reti a secco. Il blocco della pesca viene effettuato con l'intento di permettere il ripopolamento dei mari dopo lo sfruttamento delle riserve ittiche. Questa metodica, che venne inaugurata alla bellezza di 30 anni fa, mostra però tutta la sua criticità ogni volta che viene applicata. I suoi detrattori gli imputano il fatto che solo alcune specie ittiche riproducono in questo periodo, mentre la maggior parte si verifica in altri periodi dell'anno. Il fermo biologico in Adriatico in realtà era già partito lo scorso 25 luglio, a fermarsi per 43 giorni consecutivi le imbarcazioni tra Trieste e Rimini. E anche questa spaccatura in due del nostro mare divide i pareri, soprattutto qui da noi a Fano, mare di confine, dove mentre i confinanti romagnoli a settembre riprenderanno a lavorare, i nostrani incroceranno ancora i remi sulla banchina. Ma stamattina c'era poca roba, solo c'erano 8-9 barche della piccola pesca che fanno la pesca da posta con reti da imbrocco, oppure alcuni c'è ancora tipo gugulli che prendono qualche seppia e 80-90 casse di roba, una media di 400 kg di prodotto. Consideriamo che adesso per 3 settimane tutto l'Adriatico è fermo praticamente, perché da Rimini a Trieste hanno fermato già dal 25 di luglio, da noi dal 14 di agosto hanno fermato anche da Pesaro fino a Bari, per cui adesso l'Adriatico è completamente fermo, la pesca a strascico e volante. Ecco, l'umore dei produttori com'è? Insomma, sembra che questa cosa non la riescano a digerire proprio a pieno. Ma da noi c'è sempre stato questo problema, che noi siamo un compartimento di confine, Pesaro, perché il problema è che Rimini, fermando 3 settimane prima, poi ritorna in mare praticamente il 6 di settembre, 3 settimane prima di noi, per cui quanto la produzione lì è maggiore, precisamente triglie, pannocchie, e i nostri lì rosicano un po', perché vedono questi che prendono il prodotto e sicuramente fanno un bel ricavato in quelle 3 settimane. Il fermo biologico riguarda oltre 2000 imbarcazioni che praticano la pesca a strascico in tutto l'Adriatico, 220 nelle Marche. Ma questo non significa assenza di pesce fresco sui banchi. Pesce azzurro e mitili e il pescato di giornata arriverà sulle tavole comunque dei consumatori. A noi tanto il fermo biologico ci serve, ovviamente tieni conto che ormai il pesce fresco c'è anche attraverso la piccola pesca, ovviamente ce n'è di meno ma c'è comunque. E il pesce azzurro c'è, le vongole ci sono, perché poi riguarda solo le grandi imbarcazioni, quindi pesce fresco volendo ancora ce n'è tanto. Il fermo biologico comunque serve, perché 40-45 giorni di riposo per il mare comunque continua a garantire poi il prodotto per tutto l'anno.